Oggi vorrei parlarvi di qualcosa che mi sta accadendo negli ultimi giorni e che mi sta toccando davvero nel profondo, lasciandomi la sensazione di un'immensa benedizione, ma anche di una gioia e di una gratitudine davvero molto profonde, incommensurabili. Spero che questo video possa essere utile a tutte le persone che in questo momento storico, proprio perché lo richiede, si trovino a dover fare delle scelte che sono talvolta difficili, ma comunque importanti e soprattutto consapevoli. Mi sono chiesta più volte nelle ultime settimane se valesse davvero la pena continuare con il mio percorso di divulgazione sul canale. E la risposta non è tardata ad arrivare dai mondi spirituali. Vi spiego com'è successo e quanto è incredibile tutto questo. Ancora mi emoziona e mi stupisce. Sono stata ad una conferenza domenica, una conferenza internazionale che ospitava relatori sia italiani che stranieri. Questa conferenza di cui poi vi farò vedere alcuni video, alcune clip, sto aspettando che l'organizzatore riesca a passarmele in modo tale da poterli caricare. Richiedeva un mio intervento. In realtà io ero stata avvisata di questo intervento già a luglio tramite il mio editore e ho detto: ma sì, vado. Poi mi sono completamente dimenticata e quando circa 10 giorni fa l'organizzatore mi ha detto: allora, guarda che il 10 abbiamo la conferenza, mi ha dato l'orario e tutto, il tema che mi aveva già dato, ma ripeto, mi ero completamente dimenticata di tutto perché da luglio a ottobre è passato un po' di tempo. Ho detto: adesso come faccio? Io non ho preparato niente. La mente che ci fa sempre degli scherzi. E quindi in 448 ho preparato delle slide, in realtà le ha preparate Carlotta, la ragazza dei cristalli, la mia amica, e non le ho guardate neanche una volta, tant'è che sempre la mente che ci fa degli scherzi, ho pensato, cioè la mia mente ha pensato, ok, adesso trovo una scusa e non vado perché ero terrorizzata, era la prima volta che parlavo in pubblico davanti a tante persone e quindi ho creduto di non potercela fare. Però c'è sempre qualcosa di molto più forte dentro di noi, un richiamo che non può sottrarsi a uno scopo più grande e c'era qualcosa dentro di me che continuava a dire: no, tu devi andare perché lì ci sono delle persone che stanno aspettando questo intervento, che vengono apposta da più parti d'Italia e in alcuni casi del mondo e quindi non puoi sottrarti a questo, vai. E allora, sull'impulso di questo pensiero, domenica mattina mi sveglio molto presto, alle 6 del mattino, e dico: ok, vai. Qualsiasi cosa, il messaggio che deve arrivare, arriverà nel modo più corretto e colpirà le persone che ne devono essere colpite. Inizia questa meravigliosa conferenza, io ho più imparato da questa conferenza che altro, quindi per me è stata un'occasione di crescita davvero importante. Ho iniziato ad ascoltare gli interventi degli altri relatori e dopodiché ho fatto il mio intervento. In quel momento la parte della mente, della personalità si è completamente dipanata, messa da parte e ha parlato qualcos'altro. Mi sono sentita proprio guidata in quello che dicevo e le persone sono state contente, entusiaste, sono venute a parlarmi poi in privato, ho visto nei loro occhi la commozione, avevano tante domande. E questo mi ha dato la possibilità di sentire proprio il cuore degli altri ed era una cosa che forse in questo modo profondo non mi era mai successo, quindi sono stata davvero contenta già solo così, perché
Poi c'è stato un attimo di pausa. Per farla breve, dopo il mio intervento c'è stato l'intervento di un ipnologo e di una medium. Lui in 30 secondi l'ha ipnotizzata letteralmente facendola cadere a peso morto e lo scopo della dimostrazione pubblica era quella di dimostrare alle persone che la morte non esiste. Quindi le persone presenti in sala potevano fare in totale 10 domande specifiche personali per ricevere risposte specifiche e non generali, proprio per avere delle conferme, anche perché in alcuni casi c'erano persone che avevano perso familiari, quindi affetti importanti. Bene, le persone fanno le loro domande, ricevono dalla medium le loro risposte e io ovviamente sono stata in silenzio, ho osservato, ho guardato. E non ho osato fare delle domande proprio per non sottrarre del tempo a quelle persone che sicuramente avevano bisogno più di me di ricevere dei messaggi in quel momento. Finite le 10 domande, l'ipnologo avrebbe dovuto risvegliare in qualche modo alla coscienza la medium, se non che la medium a un certo punto, completamente a peso morto, quindi i suoi movimenti erano meccanici, dati dallo spirito. Quindi era anche abbastanza impressionante il modo in cui parlava a scatti e con cui si muoveva. Si gira di colpo verso di me. Lei calcolate che aveva gli occhi chiusi, quindi era proprio in trance completa. Si gira verso di me e due volte punta il dito contro di me e io ho pensato: oh mamma mia, adesso cosa succede? La mia amica che era a fianco a me era un po' così basita, scioccata. Io era la prima volta che vedevo un tipo di trance di quel genere, con quella precisione anche. E praticamente l'ipnologo dice: cosa c'è? Vuoi dare un messaggio a quella ragazza lì bionda? E praticamente lo spirito dice sì e inizia a darmi un messaggio che era la risposta alla mia domanda inespressa. E mi dice: ovviamente sto aspettando che l'organizzatore mi mandi il video per potervelo proprio postare in modo tale che possiate sentire parola per parola. Io devo dire che non me le ricordo neanche bene perché il mio cuore è iniziato a battere in modo molto veloce e un po' ho perso il contatto con la mente, come se fossi stata avvolta da un'energia molto particolare. Però riassumendolo, diceva così: amata anima di luce, tu sei qui perché hai scelto già da molto tempo il tuo scopo, la tua missione. Quello che stai facendo è giusto, stai portando consapevolezza alle persone, quindi continua a fare quello che fai e non ti curare del giudizio degli altri, della critica, ma vai avanti perché sei nel giusto. Quindi ha risposto completamente alla mia domanda, anche se io non l'ho posta, come se mi avesse letto letteralmente nei pensieri. E questa per me è stata una conferma enorme, perché intanto mi dà la forza di continuare, ma mi rasserena anche sul fatto che quello che io porto a voi è puro. Poi, al di là di questa cosa che è accaduta, si sono susseguiti altri interventi e l'intervento finale è stato fatto da un'altra medium che l'organizzatore ha definito la medium delle medium. Lei è stata letteralmente 1 ora e 13 minuti completamente in trance, priva di coscienza, e ha portato un messaggio lunghissimo per l'umanità, in questo caso, bellissimo veramente. E faceva fatica a prendere fiato perché ovviamente lo spirito parla in un altro modo, quindi lei deve mantenere il ritmo della comunicazione e non ne è cosciente.
è come se prendesse completamente possesso di lei per il tempo che serve e porta questo messaggio meraviglioso in cui conferma, e vi metterò anche quello, che il male è creazione dell'uomo, non è volontà divina, come viene detto moltissimo adesso quando si dice noi siamo tutti uno e quindi il male è un'esperienza di Dio. No, è stato molto chiaro in questo, è l'uomo che sta causando la sua distruzione perché si discosta dalla volontà cosmica sperimentando quello che percepisce come male. Quindi il male, la malcreazione, il disagio è creato dall'uomo, non dal divino. E questo l'ha confermato veramente in modo anche abbastanza forte. Un'altra cosa che addirittura ha detto e che ho ritrovato in modo sincronico poi ieri, quando vi ho messo il post in una delle lettere che Roll spedì a suo fratello Carlo, che Dio, il divino, è quasi in difficoltà in questo momento, lo spirito ha detto la stessa cosa, perché ogni volta che l'uomo permette e perpetua la malcreazione, tutta l'energia cosmica propria di Dio, del creatore, ne risente tantissimo. Tant'è che lo spirito ha detto anche Dio in difficoltà. Ma non solo questo, ha poi anche confermato tutto il lavoro che l'uomo deve fare su di sé per smantellare l'ego, controllare le pulsioni, parla delle emozioni inferiori come le emozioni legate al desiderio. Il desiderio è dell'ego, è legato alla materia. Quindi quando noi pensiamo di voler qualcosa che ci piace perché magari soddisfa, ci appaga, non sempre è legato a verità, ma può essere legato alle emozioni della macchina biologica. Quindi non è quello il criterio per capire se siamo di fronte a una verità oggettiva spirituale o meno. Insomma, oltre ad aver ritrovato tanti punti di cui vi ho parlato in questi anni, ha confermato una delle ultime previsioni che ho fatto nei post community, per la situazione generale collettiva, e lo sentirete con le vostre orecchie, in cui dicevo, ragazzi, guardate che è lunga, non si esaurisce con la situazione pandemica di questo momento, ma l'oppressione che noi stiamo vivendo andrà avanti per molto tempo e si farà sempre più stretta. Però, nonostante questo, le anime coraggiose, le anime che imparano a comprendere qual è la via del giusto, che non significa giusto o sbagliato della mente duale, ma la via dell'equilibrio, la via del discernimento, la via delle scelte consapevoli, si salveranno. Saranno anime che non verranno sempre comprese. E anche qui, talvolta, non si viene giudicati in modo efferato perché ci si attira il giudizio, perché c'è qualcosa che non va dentro le persone. A volte sì, ma non sempre. Spesso quando si è in un percorso di consapevolezza si viene giudicati perché il sistema, si sente messo in pericolo dalla verità. Ok? E poi avviene anche per un altro fatto che però vi spiegherò in un video, cioè per smantellare completamente gli ultimi residui di ego. Insomma, è stato bellissimo, spero di potervi mettere i video il più presto possibile e cerco di trasmettervi questa energia d'amore che mi è rimasta proprio addosso. Questa è stata la mia esperienza, sono state delle conferme importanti, il mondo spirituale c'è e ci accompagna, quindi non siamo soli. Io vi abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!